Robert Pattinson è interessato a Katy Perry, ma lei è super single. Si sono lasciati da pochissimi giorni dopo una relazione che ha lasciato il segno. Robert Pattinson e Kate Winslet non stanno più insieme, e l'attore che ha incendiato gli ormoni di una generazione di ragazze innamorate del vampiro Edward Cullen avrebbe bisogno di sostegno morale. E chi meglio di Katy Perry, sua amica di lunghissima data. Robert Pattinson ha bisogno di un'amica. L'attore di 31 anni avrebbe chiesto aiuto a Katy Perry, regina del pop che ha di recente rilasciato il suo nuovo disco Witness, per superare le pene d'amore di una relazione che si è appena conclusa. Kate Winslet, nome d'arte di Talia Barnett, 29 anni, musicista, avrebbe lasciato un vuoto profondo nel cuore del nostro vampiro metrosessuale preferito. E chi meglio di Katy Perry, amica di sempre, per un po' di comprensione femminile. A quanto pare i due sono famosi per le loro uscite di coppia, sempre sul limite del romantico, e per il loro modo di confabulare che sembra andare un po' oltre la tradizionale amicizia. Ecco dunque che in un momento così delicato come i primi giorni dopo una lunga relazione, Robert Pattinson va a cercare una persona di cui sa di potersi fidare sempre. Secondo una fonte anonima molto vicina alle News, nonostante i due si trovino adesso più vicini che mai, l'intenzione di entrambi sarebbe quella di rimanere migliori amici, senza contaminare questo splendido sentimento con una relazione. Rob si sta appoggiando molto a Katy sin dal giorno in cui si è lasciato con Kate Winslet. Si parlano moltissimo al telefono, tutti i giorni, e si vedono spesso quando non si trovano all'estero per lavorare. Katy è sempre stata un'ottima amica di Rob, e per lui c'è sempre stata, soprattutto quando aveva bisogno di supporto. Hanno moltissimi interessi in comune, e soprattutto hanno lo stesso modo di fare festa e di divertirsi. Katy e Rob flirtano parecchio, ma non hanno intenzione di portare la loro relazione oltre l'amicizia. Katy è uno spirito libero. Katy Perry, lo spirito libero. La notizia arriva solo qualche giorno dopo la candida ammissione di Katy Perry secondo cui non è mai stata così felice di essere single. La pop star ama la sua vita indipendente soprattutto adesso che la fase 2 del Witness Tour si avvicina, e con esso anche il suo ruolo da giudice in American Idol. Lo sai? Quando sei single hai un sacco di tempo in più da dedicare a te stesso e alle tue cose. Hai molta più energia e credo di aver appena trovato il mio equilibrio perfetto. Mi sento giovane dentro, mi sento matura e sono single. Dunque, Robert Pattinson dovrà accontentarsi di avere accanto a sé una grande amica, soprattutto in un momento così delicato della carriera di lei. Secondo gli ultimi avvistamenti, anche Orlando Bloom potrebbe essere rientrato forte e chiaro nella vita della pop star di Swish Swish. Ma lei non c'è per nessuno, nell'agenda di Katy Perry non c'è più spazio per gli uomini.